E bella a tutti ragazzi, sono Andrea e oggi siamo in questo nuovo video in un'abitazione un po' strana. C'è anche questo ciclista che sta andando sulla mia moto. Ehi, ehi, ehi tu, ehi. Sì, però tagliami per favore Ehi, dopo. ehi, guarda che ti osservo. Ora vi metterò delle piccole scene che sono successe mentre stavo venendo in qua e poi vi metterò l'argomento trattato in questo video. Ragazzi, sono Andrea e oggi siamo in questo nuovo video. Finalmente sono tornato con un nuovo motovlog. Sono felice perché ho finalmente il nuovo microfono. Premetto già che ho già provato a farlo sto video, ma per sbaglio ho chiuso l'applicazione di registrazione prima di partire e non ho registrato l'audio. Come avrete notato, il sound della mia moto è molto più cupo. Questo perché ho messo il cilindro e il pistone della vecchia moto. Non so se avete notato, ma ho cambiato senza la frizione. E questo è proprio l'argomento di questo nuovo video. Si può o no cambiare senza frizione? Certo che si può, non so quanto si potrà sentire perché c'è un botto di vento. L'importante è fare molta attenzione quando si cambia. Non è che posso cambiare senza frizione quando voglio, bisognerebbe almeno essere a alti giri. Quando si è a alti giri si fa questo e nel quel momento si butta dentro la marcia. Se ci provate vedrete che se siete ad alti giri la marcia entrerà quasi da sola. A volte quando si fa questa operazione che vi ho appena spiegato può essere che non vi prenda la marcia. Cosa vuol dire? Che voi andate per fare questo movimento, andate sulla marcia, accelerate di nuovo e vi sfolla. Per evitare di spaccare il cambio rallentate un attimino e tirate la frizione per cambiare. Ecco qua. Un'altra cosa che consiglio è di cambiare marcia senza frizione dalla seconda in poi, che dalla prima alla seconda vi consiglio di usare sempre la frizione perché c'è in mezzo la folle e potreste sfollare. Guardate come cambia fluidamente, sentite anche. Io non vi invito a provare a cambiare senza frizione. Se volete provare, provateci in luoghi le prime volte dove non c'è nessuno, perché magari rompete il cambio in mezzo al traffico, nel peggiore dei casi.
è un casino, raga. Io penso di essere migliorato a guidare. Ditemi qui sotto se secondo voi sono migliorato a guidare. Avete capito che cambiare senza frizione ci sta? Vi lascio il mio profilo di Instagram in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!